Ronciglione, a pochi chilometri da Viterbo. Tempo di carnevale. Quanto resta di antiche feste agricole che segnavano la fine dell'inverno e l'inizio di un nuovo ciclo dell'anno. L'avvento di nuove speranze di prosperità e di abbondanza. Ed era necessario propiziare con riti particolari il risorgere della natura. Oggi il carnevale ha perso questo significato. Pure certe forme delle antiche cerimonie continuano ad essere presenti nei chiassosi festeggiamenti attuali. Ovunque si esibiscono maschere e costumi. Maschere di personaggi diversi, eroi dei fumetti, robot, diavoli. Soprattutto maschere demoniache, che nei tempi antichi stavano a simboleggiare gli esseri dell'aldilà che dovevano con la loro presenza propiziare la fertilità, la nuova stagione, il raccolto. Come un po' dappertutto, il carnevale oggi è un'occasione per demolire collettivamente certi usi e certi rigori della vita di ogni giorno. Il tentativo ingenuo di rompere esternamente le barriere che dividono il conoscersi dal non conoscersi. Il bisogno di un'allegria a tutti i costi, l'occasione per un abbraccio generale, per ballare tutti insieme, per organizzare cortei e sfilate di carri con enormi pupazzi di cartapesta che tentano un'innocente e grossolana parodia di personaggi e avvenimenti reali o la creazione di bizzarri personaggi fantastici. E la gente, mossa da questo bisogno di libertà e di convulsa e spesso falsa allegria, ripete ignara l'antico rituale della danza. Allora più si ballava freneticamente, più si calpestava con forza il suolo, più abili e alti erano i salti eseguiti, più abbondanti sarebbero stati i frutti del nuovo anno agricolo, più sicura l'eliminazione di quanto vi era di negativo nell'anno ormai trascorso. E lo stesso lancio dei coriandoli è quanto rimane di antichi gesti di semina per rendere fertile il suolo.
A sera, il funerale del carnevale, impersonato da un goffo e colorato fantoccio di carta. Il vecchio ciclo dell'anno deve morire. Si reclama una vittima, un sacrificio. Una volta il sacrificio era reale e comportava un'uccisione umana. Poi il sacrificio divenne simbolico. Oggi il simbolo è rimasto, ma svuotato di ogni senso. È semplicemente la ripetizione ignara e formale di un antico cerimoniale, una tradizione ormai logora che si va estinguendo. A Ronciglione la celebrazione del rito mantiene ancora salde radici. Il corteo col morto carnevale sfila per le strade del paese. Uomini e donne simulano il pianto funebre, l'antichissimo lamento. Male deve essere completamente eliminato, deve scomparire dalla terra, dalla comunità, dove sia pure nella morte è tuttora presente. All'elemento macabro del pianto si aggiunge il comico. Il fantoccio viene sollevato, legato ad una rudimentale mongolfiera, che si innalza trascinando via il vecchio ciclo dell'anno, le pene, gli affanni, il male.